Siamo qui al centro sportivo Blandino di San Gottardo, parliamo qui dell'Edu Camp sportivo cadetistico del CONI, organizzato dal CONI, siamo con la responsabile Sabina Romeo. Allora Sabina, siamo agli sgoccioli con questo Edu Camp CONI Cadetisti, un primo bilancio. Allora, direi che questo Edu Camp ha funzionato benissimo, la media dei bambini è stata alta, di media sui 20-24, ha avuto un ottimo riscontro, i bambini sono tutti contenti nonostante il caldo e AFA continuano a lavorare. Direi un bilancio decisamente positivo per essere il nostro primo anno. Vi siete distinti per aver portato tante diverse discipline, oltre al calcio ovviamente. Quale ha impressionato più i bambini? Quale li ha coinvolti maggiormente? Ma in realtà abbiamo avuto la fortuna di avere ottimi maestri per tutte le discipline che abbiamo comunque portato qui. E i bambini ogni disciplina alla fine volevano fare quello sport, quindi direi che hanno funzionato tutti, decisamente tutti, dal karate, ieri abbiamo avuto un incontro con Maestro Fugazza e il taekwondo e loro sono stati molto partecipi, abbiamo avuto parkour, abbiamo avuto rugby, oggi faremo baseball, quindi direi tutti, siamo stati molto fortunati. Siete riusciti a coinvolgere diversi personaggi di caratura internazionale, come siete riusciti a coinvolgerli? Ma in realtà sono stati loro molto disponibili, molti di loro abitano qua in zona, quindi abbiamo delle conoscenze in comune, loro si sono prestati e sono stati molto felici di essere qui, come Eleonora Mele, piuttosto che Maquaglia o Vincenzo De Fazio, e sono stati loro a proporsi, a venire, a essere felici di essere qui e anche a voler tornare. Abbiamo in programma di rivederci. Qualitativamente e numericamente un grande successo è stato, qual è il segreto? Essere collaborativi, abbiamo trovato un buon punto d'incontro con tutti gli operatori che sono stati qui, ci siamo trovati bene, abbiamo lavorato bene insieme e quando lavori bene sei in armonia i bambini lo sentono e quindi è stato tutto poi una conseguenza. Siamo alle sgoccioli di questo Edu Camp, quali altre sorprese ci saranno per i bambini? Abbiamo qualche altra sorpresa in serbo, tra cui collegamenti Skype con altri personaggi famosi. Non svelo niente perché i bambini lo sentirebbero, ma abbiamo altre sorprese. Grazie mille, complimenti.